L'ultima al Trastevere Stadium del 2022 si preannuncia come un vero e proprio braccio di ferro tra big. Un saluto da Gaetano Vitale per il capitolo numero 16 del girone F di Serie D. Spesso e volentieri. Palla sulla destra, cross teso al centro, attenzione perché c'è il rischio di autogol da parte dell'Avezzano, filosa di tacco, stava per combinarla Coco, attentissimo calcio d'angolo Trastevere. Finante interessante questo match, che viene giocato tra l'altro non in contemporanea con tutti gli altri e che quindi può anche cambiare un po' la testa. Pallone dentro di Tortolano, Bertoldi! Qui c'è Negro praticamente a uomo su Bertoldi, quindi si va obbligatoriamente da Cervoni, che dialoga due volte con la testa per... con Crescenzo, che adesso in buca per Massimo, tocca Massimo davanti al portiere, riesce a farla passare ancora il capitano Emiliano Massimo allo scadere del primo tempo. Il Trastevere la sblocca, adesso però si deciderà tanto nella seconda. Qui la palla passa per il numero 7 dell'Avezzano, è l'uscita di Semprini, ottima sovrapposizione forte di Labonia, esce su di lui l'altro 3, lo porto. Cross sul secondo palo per Sissé che colpisce la traversa, poi Semprini smanaccia Dos Santos e alla fine spazza Santo Vito. Zanon, Marietti viene incontro al pallone, Zanon guarda il centro dell'area e poi va da Sassarini di tacco per Dos Santos, buona giocata, imbucata ancora per Corrado che va ad incrociare. Bertoldi a destra, Alonzi, va da solo Bertoldi, si insedia nell'area, mette il pallone dentro, arriva Crescenzo che spara, murato da Sassarini, occasione gigantesca per il Trastevere. Il portiere, intanto cross profondissimo, Semprini non la tiene ed arriva il gol di Matheus Dos Santos, 7 in campionato. Zanon, si muove Corrado, lo fa anche Marietti, Zanon ci pensa un attimo, poi va da solo. Marietti, sguardo al centro dell'area, la palla che arriva anticipato Cesari e arriva Sissé che stacca di testa e trova l'1-2 per l'Avezzano. Siamo nell'81esimo minuto, Tortolano tocca per Loporto, ha spazio per salire il 3, stoppa bene, a seguire mette dentro, Oxa controlla, Tortolano zona tiro, prova a piazzarla, non era angolatissima, Coco respinge. La bandierina Bertoldi. Tutte le due squadre in aria, il cross e la conclusione di Crescenzo. Sporca su Massimo e poi Marietti, senza mezze misure, senza badare neanche per un attimo all'estetica. E poi Dos Santos va addosso al difensore del Trastevere, per l'arbitro è tutto buono. Dos Santos davanti a Semprini, si divora il colpo del KO. Commette fallo, ma fischia l'arbitro, finisce qui. Trastevere Avezzano termina con la rimonta ospite.